Eccoci! Allora, vediamo un po' chi c'è. Buonasera, ragazzi! Buonasera! Allora, vediamo un po' chi c'è in diretta. Stasera, diretta solo per bambini e ragazzi e genitori. Tre categorie. Quindi aspettate che mettiamo un po' qui, così. Eccoci! Bene, bene. Allora, vi dicevo. Stasera direttona per i bambini. Aspettate che accendo una luce. Scusatemi, scusatemi, non ho acceso. Eccoci qua. Allora, diretta per bambini, genitori e ragazzi. Perché questa diretta? Perché, come vi dicevo, intanto ciao a chi entra. Buonasera, buonasera. Stasera diretta alle 8:30, alle 20:30, anzi un pochino più tardi, scusatemi. Appunto, diretta fatta solo ed esclusivamente per i miei amici, i miei piccoli amici, amici e genitori dei miei amici, e quindi per i bambini, per parlare di che cosa? Per parlare di un tema che secondo me è molto importante, ossia cosa fare quando ci si trova nella situazione di assistere ad un trauma, oppure è il nostro bambino, speriamo che non accada mai, il nostro bambino stesso o un amichetto che cade davanti noi e che cosa possiamo fare? Ciao a chi sta entrando, ciao Giada, ciao a Pamina, ciao ciao. Allora, regolina, per sera mi raccomando, come tutte le volte in cui facciamo le dirette, vedo un po' di cuoricini, benissimo, benissimo, arrivati, bacino, mi sa che c'è anche la mia amica, ciao Ginevra. Allora, regolina solita quando facciamo le dette con i bambini, quando i bambini vogliono interagire, sceglietevi una faccina, un arcobaleno, qualcosa e mettete il nome, perché quando mi passano tanti nomi dei genitori, perché io vedo ovviamente il nome del genitore sulla pagina Facebook o su Instagram e quindi non riesco a riconoscere le bambine, invece mi farebbe piacere poter salutare anche i bambini. Quindi mi raccomando, a parte Ginevra che la riconosco subito, però anche per Ginevra scegliete una faccina, un arcobaleno, quello che volete e mi mettete il nome del bambino se vuole interagire. Quindi, benissimo, allora ditemi un po' che cosa ne pensate di questa idea e parlo proprio con i miei piccoli amichetti. E vi dicevo, questa diretta è nata proprio dall'esigenza di rispondere alle domande e ai quesiti che tante volte i bambini mi fanno e che vi assicuro a volte mi stupiscono perché molto spesso i bambini sono molto più adulti di quanto possiamo pensare. Ciao, ciao, ciao a tutti! E quindi appunto diverse volte dei bambini mi hanno chiesto, sì, ma cosa avrei potuto fare? Il mio amichetto mi è caduto davanti e non sapevo cosa fare. Quindi sono molto interessati anche al primo soccorso, il che mi sembra una cosa fantastica perché intanto vuol dire interessarsi all'altro e già mi sembra un ottimo messaggio, concordate? Quindi già il fatto che i bambini vogliano interessarsi ad aiutare gli altri ad essere utili mi sembra già un messaggio fantastico. Quindi vediamo un po' di cuoricini, vediamo un po' se entrano un po' di cuoricini. Ciao Silvia, ciao ciao ciao, un po' di cuoricini, vediamo un po'. Allora, stasera voglio appunto parlare con i bambini e ipotizzare che cosa può succedere quando, ad esempio, può capitare di essere in un giardinetto o di essere anche a casa, anche perché ne abbiamo già parlato un'altra volta. Voi sapete qual è la zona della casa in cui avvengono maggiormente gli incidenti domestici? La zona più pericolosa in assoluto. Che bei cuoricini colorati! Vediamo un po' se anche su Facebook vengono fuori i cuoricini. Allora, chi offre di più? Chi mi dice, secondo voi, secondo te che mi stai guardando, secondo te che mi stai guardando, qual è la zona della casa in cui avviene circa il 74,5% degli incidenti domestici? Vediamo un po', vediamo che cosa mi dite. Provate un po' a rispondere. Facciamo rispondere anche ai bambini, dove siete caduti maggiormente in casa? Io ho un sacco di idee. Provate un po', vediamo se qualcuno. Il 75%, cioè la stragrande maggioranza delle volte in cui il male avviene tra le mura domestiche. E vediamo un po' chi ci dice. Giada ci dice il bagno, non è il bagno, però è vero che il bagno è pericolosissimo, soprattutto per i denti. La cucina, Silvia Guidi mi dice la cucina.
No, ancora non ci siamo. Proviamo a spostarci in un'area nella quale molti dei familiari possono stare. Vediamo un po' dove c'è a volte la televisione, dove magari c'è un divano. Dai, vi ho dato un po' di info. Vediamo un po' chi ci arriva. Allora, Giada ha offerto il bagno. Non è il bagno, ma come vi dicevo, il bagno sicuramente è un posto pericolosissimo perché quando i bambini scivolano, generalmente non so perché, ma battono i denti sempre tipo sul bidet o sul water. E quindi cose durissime di ceramica che generalmente portano a frattura. Ma non è il bagno e non è la cucina. Chi offre di più? Vediamo un po'. Un'altra zona della casa dove, secondo le ricerche, il 74,5, quindi diciamo il 75% delle volte, i nostri bambini si fanno male. Vediamo un po'. Una volta ho anche raccontato di mio figlio, che io sono una che cerca di prevenire al massimo, e quando era piccolo stavamo guardando la televisione, ragazzi. Il salotto, Silvia, grande! Il salotto è la zona più pericolosa e devo testimoniare che mio figlio si è praticamente fratturato l'incisivo che aveva impiegato 2 anni per erompere, per nascere, perché ci aveva già battuto prima, proprio buttandosi, saltando dal divano e cadendo di dente proprio perfetto sul parquet, quindi fantastico. Allora, cadere dal divano, esatto. Quindi il salotto, abbiamo capito che secondo gli studi il 75% dei appunto dei traumi che si possono verificare in casa si verificano in salotto. Bene, detto questo, andiamo a parlare di quelli che possono essere. Mi fate vedere un po' di bambini, vediamo un po' che bambini ci sono. Fatemi un po' vedere. Ciao Carmelo, ciao a tutti e grazie per essere qui con me stasera. Però vorrei vedere un po' di bambini, un po' di nomi di bambini che sicuramente ci sono e sono celati, ma così almeno li riconosco. Allora, il discorso dei traumi è presto detto. Allora, noi intanto quando parliamo di prevenzione, il cane, io non sono una bambina, ma ho preso delle capocciate epiche dai miei cani. Sì. Hai ragione, guarda, concordo. Concordo perché la capocciata del cane sull'incisivo è fantastica e l'ho presa anch'io, anche di recente. Quindi epiche assolutamente. È vero, il cane è un altro, perché il cane poi non si fa male. Tu ti fai malissimo, ma il cane no, perché ha la testina bella dura, bella compatta. Io a questo punto ne ho 3, come sapete, e quindi possiamo tirarci delle testate fantastiche a vicenda. Allora, vi dicevo, quando si parla di prevenzione, noi dobbiamo intanto. Ecco Olimpia! Grande Olimpia! Ciao, 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 ciao! Benissimo! Vediamo un po' che personaggio sceglie Olimpia, però, vediamo se c'è una faccina e dei cuoricini, vediamo un po'. Quindi Olimpia e Ginevra l'abbiamo vista, vediamo se vedo altri nomi di bambini. Allora, vi dicevo, quando si parla di prevenzione, intanto dobbiamo partire dal presupposto che essenzialmente noi abbiamo 3 gradi di prevenzione. La prevenzione primaria, che è quella che viene fatta sul soggetto sano, cioè la prevenzione primaria viene fatta per esempio quando il mio bambino, la mia bambina va a giocare a pallavolo, a pallacanestro, a pallone, se avessi li porterei tutti un bacione, grazie, grazie mille per la compagnia che mi fate, grazie per i complimenti, ma non so se me li merito. Sicuramente questo, come sapete, questa cosa delle dirette a me piace tantissimo perché penso che sia compito del medico poter divulgare informazioni senza necessariamente avere come fine quello di portare i pazienti in studio, non mi interessa, ma penso veramente che il medico che può divulgare informazioni sia molto importante e serva soprattutto per ridurre quella paura ancestrale del dentista che ci perseguita, che mi perseguita. Perché, come sapete, tante volte ve l'ho raccontato, anche quando vai a cena fuori o ti presenti, dici, ah, faccio il dentista, oh no, ah, che brutta professione, ma voi fate male, ma perché? No, e invece io ho tutti i miei bambini che vengono da me e i genitori dei bambini che invece sono tutti felici, contenti, e così deve essere. Benissimo. Quindi, tornando a noi, allora abbiamo detto. Prevenzione primaria. Si parla di prevenzione primaria quando si previene il danno, quindi abbiamo detto il trauma. Quindi abbiamo detto, per esempio, si parla di prevenzione primaria quando mio figlio va a giocare a pallone e per evitare che possa prendere una dentata che possa farsi male, per esempio, posso, vediamo se me l'ero preparato, usare un paradenti come questo.
Questa è prevenzione primaria. Quindi il mio bambino non ha danni. Ah, grazie, vediamo un po'. Non è scontata, grazie mille, grazie. Sì, sicuramente l'amore e la passione è la cosa importante. Sto rispondendo un attimo a questa signora. Mi dici come ti chiami, però mi puoi mettere il tuo nome? E quindi sì, hai ragione. Infatti, sai che io uso il metodo APE. Metodo APE che è anche registrato. Metodo APE significa lavora con amore, passione ed entusiasmo e credo che questo sia applicabile a tutte le professioni, che si debba sempre applicare a tutte le professioni, perché si lavora con amore, con passione ed entusiasmo, il lavoro piace di più e sicuramente siamo anche molto più bravi e più performanti, tra virgolette. Quindi abbiamo detto prevenzione primaria, quindi ho il bambino che va a giocare a pallone o va a giocare a pallavolo, quello che vi pare, tutti, ci sono moltissimi sport nei quali ci può essere il contatto, allora in quel caso posso usare per esempio dei paradenti come questi che vengono fatti sull'impronta della bocca del bambino e che servono per prevenire il trauma, che poi vi dirò quale può essere. Ciao, 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 vedo un sacco di amici che passano e che mandano cuoricini e saluti, ragazzi, vi voglio bene, grazie, grazie. Fatemi pure le domande, mi raccomando, perché a me interessa che queste puntate siano utili. Devono passare dei messaggi utili, altrimenti non servono. Ok, poi invece prevenzione secondaria. La prevenzione secondaria invece si applica quando abbiamo già un danno, per esempio il mio bambino è, sapete che io mi faccio sempre aiutare da questa bocca che è un po' inquietante, ma ormai i bambini ci sono abituati, questa è la signora bocca e è la nostra amica, quindi i bambini, e ditemi un po' se ci sono bambini qui, Olimpia, dimmi un po' tu, o Ginevra, dimmi se questa bocca fa paura, ditemelo un po', no, è la nostra amica bocca che utilizziamo per insegnare lo spazzolamento e per capire un sacco di cose che succedono nella bocca dei nostri bambini e anche dei nostri pazienti adulti. Quindi si diceva, invece la prevenzione secondaria si applica quando abbiamo già un danno, per esempio il mio bambino è caduto, si è scheggiato un dente, oppure ha avuto un'avulsione e poi vi spiegherò che cosa vuol dire, quindi ha riportato un trauma a livello dei denti, quindi che cosa posso fare? Che cosa posso? No, non fa paura, grande Olimpia, bravissima, non fa paura la nostra amica bocca perché ci fa capire come siamo fatti, bravissima Olimpia. Allora dicevo, quindi la prevenzione secondaria viene fatta appunto quando abbiamo già un danno, ma dobbiamo evitare che degli interventi sbagliati o il non fare nulla possa provocare un danno ancora peggiore. Mi spiego, per esempio, è classico. Il bambino cade, abbiamo avuto anche recentemente un bambino che si è presentato così, cioè è caduto dalla bicicletta e ha perso completamente un dente permanente. E quindi io voglio spiegarvi questo, bambini, genitori, ragazzi, voglio spiegarvi questo, perché molto spesso viene, diciamo, sbagliata quella che è la procedura che deve essere applicata nei casi semplici come questi, ok? Quindi che cosa succede? Trauma secondario, prevenzione secondaria, abbiamo detto, si verifica già il trauma e noi dobbiamo cercare di fare le procedure giuste in modo tale da evitare che si possa, allora, per il paradenti si può usare uno classico modellabile a caldo oppure occorre farne uno dal dentista? Allora, rispondo un attimo a Dario e grazie della domanda. Allora, il paradenti modellabile di solito non è particolarmente preciso, a parte che io ho provato su di me, perché chi mi segue sa che io provo tutto su di me prima, tutto quello che è possibile provare, gli impianti ancora non li ho provati, ma insomma, tutto il resto provo. Allora, qual è il problema? È che lo dovresti mettere nell'acqua bollente, poi devi metterlo in bocca praticamente bollente perché circa 90 gradi, e cercare di modellarlo sulla superficie dei denti. Allora io mi sono ustionata, non so se sono l'unica, e soprattutto dovresti riuscire a fare una sorta di sottovuoto, quindi inspirare forte e cercare di far aderire bene questo paradenti. Che cosa succede? Puoi immaginare che la modellazione sarà molto, non sarà precisa, quindi il paradenti che cosa fa? Rimane sempre molto largo rispetto alla superficie dei denti. Questo implica che nel momento in cui ci dovesse essere un trauma
comunque una testata, una gomitata, il paradenti viene sputato e quindi non riesce a svolgere la sua funzione effettiva. Un paradenti come questo o come questo invece, che viene fatto dal dentista, cioè vengono prese le impronte, sulle impronte che vengono modellate viene poi stampato, ci sono dei dischi apposta e vengono stampati, poi si può scegliere il colore, io per esempio me ne ero fatto uno per la bicicletta tutto celeste così, e quindi che cosa succede? Che puoi avere questo tipo di paradenti che sembra ingombrante, ma questo è l'unico che protegge l'arcata superiore e l'arcata inferiore, perché considerate che quando c'è un trauma, che cosa succede? Il trauma può essere diretto sul dente, sull'arcata superiore, ma per esempio può anche essere preso a livello del mento e quindi il mento va indietro e può provocare un trauma cranico. Quindi in questo caso invece in questi paradenti c'è anche un piccolo alloggiamento per l'arcata inferiore in modo tale che se ci fosse un trauma quantomeno viene attutito da questo tipo di paradenti. Oh Letizia, ciao, ciao Letizia Wick, ciao! Bene, adesso ho capito chi sei, adesso ho capito. Allora dicevo, quindi il paradenti è sempre consigliabile farlo dal dentista. Certo, voi mi direte, ma se io ho un bambino, il bambino è in crescita. Sì, avete ragione. Infatti, mediamente, a seconda delle fasce d'età, mediamente poi il paradenti deve essere rifatto ogni circa 6 mesi, un anno. Però ragazzi, sicuramente se il bambino gioca a pallone, io a mio figlio lo feci, un paradenti come questo qui, lo feci. Il problema qual è? È che chiaramente se non lo usa nessuno, e se anche i coach, quindi se ci sono dei coach, degli allenatori, rendetevi conto che è una grossa responsabilità, perché un bambino che perde un dente o si danneggia i denti permanenti è un danno a vita, è un danno a vita. Quindi sarebbe molto meglio stimolare i genitori a far fare dei paradenti ai loro figli, perché sicuramente eviterebbero veramente tanti tantissimi traumi, e devo dire che a noi ce ne arrivano veramente tanti, a noi come a tutti i miei colleghi, quindi il discorso del paradenti è molto importante. Poi tornando a noi, abbiamo detto invece la prevenzione terziaria è quella in cui si evitano le complicanze, si riducono le complicanze dovute appunto ad un trauma. Che cosa fare quindi? Cosa fare in caso di trauma? Allora, a voi è per evitare i conati dovuti alla lunghezza del paradenti si può fare più corto anziché arrivare fino agli ultimi molari? Allora, sì, sicuramente. Allora, Dario mi sta facendo una domanda. La domanda è relativa al fatto che quando il paradenti viene fatto troppo grosso, soprattutto nella parte posteriore, ma soprattutto interna, perché bisognerebbe cercare di farlo abbastanza lungo qui esternamente e un po' più sottile nella parte posteriore interna, perché la lingua va a sbattere anche il palato molle e quindi possono venire i conati. Quindi bisognerebbe comunque che arrivasse fino all'ultimo dente, perché il fatto di arrivare fino all'ultimo dente fa sì che venga abbracciato e quindi si abbia maggiore stabilità. Però ripeto, di paradenti poi ce ne sono diversi anche a seconda dello sport che si fa. Io ti dicevo, per esempio, Dario, mi ero fatta un paradenti come questo celeste, molto bello, molto fashion, per andare in bicicletta, perché c'è stato un periodo in cui andavo molto in bicicletta e mi faceva paura, soprattutto in discesa mi immaginavo di seminare denti da tutte le parti, e quindi mi ero fatta un paradenti come questo, che devo dire, io che sono una molto vomitosa, però non facendolo eccessivamente lungo nella parte posteriore non mi dava particolare fastidio. E questo è una cosa. Allora, si diceva, cosa fare in caso di trauma? Che udite, il trauma peggiore qual è? Il trauma peggiore è ovviamente l'avulsione del dente permanente. Che vuol dire? Vuol dire questo, avulsione vuol dire perdita, cioè il bambino, il ragazzo cade e si perde un dente. Ok? Si perde un dente. Questo è successo. Succede normalmente, purtroppo. Succede molto più frequentemente di quanto non si possa pensare.
Che cosa bisogna fare? Allora, questa è la situazione peggiore in assoluto, quindi avulsione totale. Avulsione totale, perdo il dente. Allora, la prima cosa da fare è, ovviamente, rivolgendosi al bambino o al ragazzo, quindi a chi ha subito questo tipo di trauma, ovviamente tranquillizzarlo, cercare di fermare il sanguinamento con una garza bagnata o con un fazzoletto bagnato, appoggiandolo. Ecco, ricordatevi di non fare, di non poggiarvi e togliervi, perché questo stimola ulteriormente il sanguinamento. Quindi ci si appoggia e anche se in quel momento ci può essere un pochino più di dolore, si cerca di comprimere leggermente la zona, rimanendo fermi, in modo tale da stimolare. Ciao Sara! In modo da stimolare, Sara Cosenza, ciao! In modo da stimolare l'emostasi, quindi favorire il fatto che il sangue a un certo punto si possa fermare. Questo nel caso in cui abbiamo l'avulsione di un dente, quindi il bambino cade e perde tutto l'elemento dentario. Quindi prima di tutto tranquillizzare il bambino con una garzina bagnata o con appunto un fazzoletto, tamponare la zona sanguinante comprimendo leggermente, tenendo le dita strette, comprimendo in modo da favorire l'emostasi e quindi far sì che si riduca il sanguinamento. Parallelamente, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a cercare il dente, va bene? Quindi la cosa importante, Sara, un bacino grande, che consigli splendidi ti ho dato, mi metti curiosità, tu sei talmente brava che non hai bisogno di consigli, quindi Sara Cosenza, per chi ci sta seguendo su Facebook, è una carissima amica con la quale abbiamo fatto anche una diretta proprio relativa alla gestione degli occhi, a come fare il palming, come fare tutta una serie, come prendersi cura dei propri occhi, anzi spero di riuscire a farne ancora altre di dirette con te e poi tanto ci vedremo al tuo fantastico evento. Allora dicevo ragazzi, la cosa importante da fare è recuperare, scrivetevele queste cose, è recuperare il dente che si è perso, va bene? Quindi andarlo a cercare, andarlo proprio a cercare a terra. Udite udite ragazzi, segnatevi queste cose perché la stragrande maggioranza dei pazienti che arrivano con magari il dentino recuperato è sempre recuperato nel modo sbagliato e quindi poi non si può rimettere in bocca. Pertanto si sta parlando di avulsione di un dente, quindi un ragazzo che cade, dente permanente, abbiamo detto sul bambino quello che dobbiamo fare, fermare l'emostasi e poi andare a recuperare il dentino, ok? Si recupera il dente, dove lo mettiamo? Chi me lo sa dire dove lo mettiamo? Abbiamo già fatto un po' di dirette su questo argomento. Secondo voi, dove va messo il dente perso? Immaginate di trovarvi nella situazione in cui avete recuperato il dente di un bambino, ok, o di un ragazzo, e dobbiamo metterlo da qualche parte. Dove lo mettete secondo voi? Dove lo possiamo mettere? In un fazzoletto di carta. Vediamo un po'. Provate un po' a interagire e ditelo, perché questo è importante, così mi rendo conto se vi può servire questa diretta o se sono informazioni che già sapete. Quindi, allora, Giada mi dice in acqua. Acqua normale? Allora, Giada mi dice in acqua. Bene, poi vediamo che altro mi dice. Altri liquidi vi vengono in mente? Quindi Giada mi dice, lei prenderebbe il dentino, il dente lo raccoglie da terra e lo mette nell'acqua. Oppure dove lo possiamo mettere? Vediamo chi offre di più, vediamo un po'. Altri liquidi, allora, c'è un liquido in particolare. Allora, un liquido è quello in cui normalmente, che potremmo utilizzare proficuamente, è quello in cui normalmente sono immersi i nostri denti. Allora, Sara Cosenza mi dice una soluzione particolare. Potrebbe essere, per esempio, una soluzione fisiologica. Quindi la soluzione fisiologica la possiamo trovare, per esempio, a casa, magari la potresti avere in quelle le soluzioni fisiologiche, per esempio, per il naso, quelle nasali che si usano per i bambini. Oppure se avete proprio i flaconi di soluzione fisiologica, oppure la soluzione fisiologica che si usa per pulire le lenti a contatto. Ok? Quindi un liquido è la soluzione fisiologica. Per quanto riguarda Giada che ha risposto l'acqua, l'acqua non va bene perché tende comunque a far perdere alcune caratteristiche della superficie del dente. Quindi è importante, quando recuperiamo un dente, metterlo o nella soluzione fisiologica
o nel latte, grande Corrado Lagona, perfetto, che è apparso all'improvviso. Grande Corrado, ciao, buonasera. Nel latte, oppure c'è un altro liquido? Vediamo chi me lo sa dire. Un liquido nel quale, ciao Corrado, bravissimo, sei entrato proprio sparato a gamba tesa, come si dice, e hai dato la tua risposta. Quindi, intanto abbiamo detto latte, soluzione fisiologica, e poi c'è un altro liquido, ragazzi, nel quale i denti sono normalmente a mollo. Che cosa abbiamo nella nostra bocca? I nostri denti sono normalmente bagnati dalla. Vediamo chi me lo dice? Sono normalmente. I bambini, voglio i bambini! I denti sono normalmente bagnati dalla. Chi me lo dice? Vediamo. Io non ve lo dico, ragazzi, perché è troppo facile. Non posso. Non ce la posso fare. Sono normalmente bagnati dalla. Chi me lo dice? Su Instagram. Sara, grande, mi hai salvato. Dalla saliva. Fantastico. Quindi ricordatevi i tre liquidi nei quali dobbiamo mettere la bava, dice Olimpia. Grande Olimpia. Saliva, anche bava, anche detta bava. Olimpia, bravissima. Allora, perfetto, quindi abbiamo capito che nel caso in cui nel vino, Giuseppe, no, nel vino tu vuoi il vino buono, ecco, lo sapevo. Allora, mi dicono anche su Instagram saliva, bravissimi, bravi. Allora, ricordatevi tre liquidi. Questo è molto importante, ragazzi, perché normalmente vi confesso che i pazienti che portano i frammenti di denti o i denti interi li mettono in una garzina o in un Kleenex. Quindi il dente che cosa succede? Arriva completamente disidratato e nella stragrande maggioranza dei casi non è utilizzabile, perché un dente disidratato non si può reinserire nell'osso, va bene? Quindi è molto importante, uno, abbiamo detto, rivediamo la sequenza, se ci dovesse capitare, speriamo mai, ma giuro che è molto frequente, bambino o ragazzo che ci cade davanti. Sto parlando della situazione peggiore, avulsione del dente. Avulsione del dente, che cosa faccio? Abbiamo detto tampono, cerco di provocare l'emostasi, quindi schiaccio leggermente la zona, anche se sicuramente darà fastidio, blocco il sanguinamento, vado a cercare il dente, va bene? O il frammento di dente, e poi vi spiegherò perché mi serve. Questo frammento o il dente, dove lo metto? Saliva, latte, soluzione fisiologica, ok? Quindi lo metto in un bicchierino dove metto la saliva, un po' di latte o la soluzione fisiologica. Ciao Chiara, ciao a tutti gli amici. E quindi ho recuperato questo dente. Ok, e adesso la domanda che sorge spontanea, successiva, qual è? Ma quanto tempo ci può stare? Allora, se lo teniamo, quanti cuoricini, grazie Chiara. Un bacino a questa fantastica fotografa, Chiara Santoro. Bravissima. Abbiamo tutti amici ganzissimi qui, eh? Super ganzi, lo so che non si dice, ma sono tutti ganzi, amici e pazienti, ganzissimi, soprattutto i bambini. Allora vi dicevo, quindi questa è la cosa che dobbiamo fare, ok? Quanto tempo possiamo tenere nel liquido il nostro dente? Allora, la cosa migliore per poterci consentire di reinserirlo all'interno dell'alveolo dentale, quindi fare questa operazione, che viene fatta e che abbiamo fatto più volte, la cosa migliore sarebbe cercare di portare il tutto, bambino e dente, entro 4 ore dal momento in cui c'è stato il trauma. Ovviamente può succedere, come è successo a noi con un paziente recentemente, che magari questo paziente abitava lontanissimo perché era un paziente che veniva da Livorno, questa cosa era successa il sabato sera e non ci aveva trovato fino alla domenica mattina. Poi ci siamo attivati, però sono passate molte ore. Ma se questo frammento di dente viene mantenuto all'interno di questi liquidi, viene mantenuto nel modo corretto, possiamo comunque avere una buona possibilità di reimpiantare il dente o meglio il frammento. Quindi ricordatevi, questa è stata un'eccezione quella che vi dicevo, ma in linea generale meglio rimanere sempre fra le 2 e le 4 ore. Se invece si tratta solo di un frammento, il frammento lo recuperate, lo mettete nel liquido come abbiamo detto, i tre liquidi di cui abbiamo parlato, e a quel punto lo potete portare dal dentista anche per dire il giorno dopo. Ovviamente qual è la variabile? La variabile è che bisognerebbe valutare, ma più velocemente possibile, quello che è stato il danno effettivo. Perché?
Qual è l'altra possibilità che può verificarsi? È che voi pensate che ci sia stata un'avulsione, non trovate il dente perché il dente, per esempio, si può essere intruso, cioè il colpo può aver spinto uno o più denti dentro l'osso. E quindi questo è un altro degli eventi che si può verificare e che poi ovviamente deve essere eseguito in modo diverso, perché a quel punto bisogna fare un intervento per cercare di riposizionare il dente. Quindi l'altra cosa importante, anche se fosse venuto via solamente un pezzettino di dente, è importante, come vi dicevo, recuperarlo, perché il dentista intanto potrebbe riattaccarlo, quindi riutilizzare il frammento per poterlo riattaccare e riutilizzare appunto per riposizionarlo sul dente. B, mi serve anche per rendermi conto di questo frammento se ne manca un altro pezzo che, per esempio, può essere andato a finire nel labbro. A volte può succedere che non si trovano i frammenti dei denti perché durante il trauma, durante una caduta, a volte anche molto banale, il frammento si è conficcato nel labbro e quindi bisogna andarlo a cercare. Quindi tutti questi elementi sono importantissimi. Quindi sempre recuperare, abbiamo capito di recuperare i frammenti, non metterli nel fazzolettino, nel Kleenex, anche perché il fazzolettino è quello che poi magari non ci ricordiamo cosa ci abbiamo messo dentro o lo tiriamo fuori e perdiamo il frammento di dente. Quindi mettetelo sempre in un bicchiere o in un barattolo, va bene? Ditemi un po' se è tutto chiaro fin qui. E se ci sono delle domande, se vi è capitato di assistere ad un trauma, ad una caduta, ditemi se avete fatto così o se vi vengono appunto in mente delle domande diverse, perché questa puntata è molto molto importante secondo me, proprio perché, ripeto, molto spesso ci troviamo ad avere a che fare con dei passaggi sbagliati e quindi poi non possiamo riutilizzare i frammenti, non possiamo riposizionarli e quindi questa cosa è molto importante. Va bene? Ditemi un po' se va tutto bene, io non so più che ore sono le 9:10. Bene ragazzi, allora abbiamo capito un po' di cose, abbiamo capito qual è la zona della casa più pericolosa e quindi questo ci deve aiutare a fare più prevenzione possibile, quindi occhio ai tappeti scivolosi, ai divani dai quali i bambini saltano, ad abitudini appunto di saltare da tutte le parti, eccetera, perché è molto molto facile farsi male, purtroppo anche a casa. Le altre cose che abbiamo capito quindi come, quali sono le procedure, i protocolli che si possono utilizzare, ricordandovi ovviamente che una cosa è recuperare e riutilizzare un dente permanente. Se il dente avulso è un dente da latte, spesso non si può riposizionare, o meglio, se per esempio succede un bambino di 2-3 anni perde un dentino, può essere anche che si posizioni, ma è abbastanza raro. Generalmente si lascia stare, quindi il bambino rimarrà senza dente fin tanto che poi non rinascerà il dente permanente. Mentre se si tratta invece di denti permanenti, mi raccomando, sempre recuperarli e recuperarli come abbiamo visto insieme. Quindi, detto questo, io vi do un bacio grossissimo, vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche questa sera, siete stati tanti, siete stati molto molto attivi. Ciao Chiara, siete stati molto attivi e spero che soprattutto per i bambini questa puntata sia stata utile, per i genitori. Anzi, spero che sia stata utile per tutti, perché ripeto, è importantissimo sapere queste piccole semplici nozioni che possono sembrare piccole e semplici, ma in realtà possono fare la differenza perché ci possono consentire, grazie Chiara, ci possono consentire di salvare un dente, riposizionarlo e riattaccarlo, altrimenti se viene invece utilizzato e mantenuto male il frammento o il dente, questo non si può fare. Quindi grazie mille, grazie Silvia Guidi, anche tu sei super preziosa e faremo sicuramente una diretta anche con te, con tutte queste amiche fantastiche che ho conosciuto nel corso dei vari corsi e quindi è sempre importantissima
l'interazione, la condivisione. Voi sapete che la condivisione per me è la cosa più importante, perché magari io posso dare un'informazione, ma ognuno di voi può dare uno stimolo e un'informazione a me. Quindi vi do un bacio grossissimo, un grosso abbraccio a tutti, grazie per avermi seguito e mi raccomando, se anche dopo la fine della puntata vi vengono delle domande, anche dei quesiti, dei dubbi, non esitate a postarli e vi risponderò nel giro di qualche ora. Va bene? Quindi un bacio grande, grande a tutti. Buona serata e ci vediamo. Ah, aspettate, e ci vediamo la prossima volta, ma devo prima dirvi una cosa, mi sono dimenticata. Segnatevi e vi arriverà, comunque vedrete i post, video, eccetera. Segnatevi per quanto se ci sono bambini ancora in diretta, segnatevi il 29 di febbraio, sabato. Faremo la nostra consueta festa di carnevale. Abbiamo fatto la festa di Natale, poi faremo la festa di carnevale qui in studio. E anche questa volta parleremo di alimentazione. Quindi preparatevi, come abbiamo fatto a Natale, dove vi ho fatto portare le carte delle merendine che maggiormente prendevate, che maggiormente mangiate, le bevande che maggiormente assumete. E tutti i bambini, mi raccomando, come avete fatto a Natale, che siete stati bravissimi, faremo un laboratorio sulla ricerca degli zuccheri in ciò che mangiamo. Ma stavolta lo faremo sul salato. Quindi mettete da parte tutte le carte di merendine, di bevande che riguardano il salato, per vedere quanto zucchero c'è all'interno e scoprire quanto zucchero mangiamo e come possiamo fare per nutrirci meglio. Quindi bambini, vi aspetto sabato 29 febbraio. Io e Chiara avremo un vestito in maschera spettacolare, assolutamente in maschera. Quindi sì, sicuramente Olimpia, ti vogliamo vedere in maschera e vedrai che io e Chiara vi stupiremo con effetti speciali, perché saremo due supereroi e basta, non posso dire altro. Quindi queste riunioni che facciamo e queste giornate insieme, queste feste sono interessantissime, sono molto importanti perché, come al solito, attraverso il gioco si può imparare tanto. Possiamo imparare a mangiare meglio, a nutrirci meglio, ma soprattutto possiamo imparare a rendere consapevoli i nostri bambini, che saranno gli adulti del domani. E Giada, mi raccomando, tu ci devi essere perché devi aiutare nel calcolo, visto che tu sei una appunto farmacista, ci devi aiutare, sai di chimica, eccetera, come hai fatto l'altra volta. Tu gestirai la task force di genitori che calcolano gli zuccheri occulti nelle merendine. Quindi Giada, ti aspettiamo insieme ad Olimpia. Un bacio grossissimo di nuovo a tutti e grazie per avermi seguito. Ciao, un bacio, cuoricini, 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 io a voi. Ciao, raga!